Presto rivedremo Manuela Arcuri in TV. Lo ha rivelato in una recente intervista concessa al settimanale Vero, dove ha parlato appunto dei suoi nuovi progetti. L'attrice Diana Agni ha spiegato che presto sarà impegnata nella conduzione di un nuovo programma sul piccolo schermo dedicato alle donne, un talk show nel quale si cimenterà come presentatrice. Lo ha fatto già in passato, quando aveva condotto trasmissioni di successo come Sanremo Estate, Mai dire gol e Scherzi a parte, e ha detto al magazine di essere molto felice per questa nuova sfida, sono molto emozionata, incrocio le dita. A quanto pare, poi, la Arcuri sarebbe al settimo cielo se Milly Carlucci la invitasse a partecipare alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, che vedremo in TV nei primi mesi del 2019. Amo Ballando con le Stelle, parteciperei volentieri, ha rivelato. Milly è avvisata. Allo stesso tempo, l'attrice ha escluso una sua eventuale partecipazione a un reality show come l'Isola dei Famosi perché la porterebbe troppo lontana dal figlio Mattia. E Mattia, che la 41enne ha avuto nel 2014 dall'attuale compagno, l'imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, è stato al centro dell'intervista della Arcuri a Vieni da me, il programma di Caterina Balivo. Che, quando ha tirato fuori dalla sua famosa cassettiera un fiocco azzurro ha fatto sciogliere l'attrice. La cosa più bella che mi potesse succedere, ha commentato la Arcuri, il mio successo più grande è perché non c'è film che tenga di fronte a Mattia. Mio figlio è il bambino più bello del mondo, dolcissimo. Ha una grande sensibilità d'animo ed è anche simpatico perché gli piace fare gli show. Fa l'intrattenitore la sera, penso di avergli trasmesso la mia vena artistica. Un altro figlio? Non è nei progetti ma un pochino ci sto pensando per non lasciare solo Mattia, ha confidato sempre alla Balivo. Ma ovviamente si è parlato anche di altro nel salotto di Vieni da me. Dove c'è stato un attimo di imbarazzo quando la padrona di casa ha estratto un deodorante per le ascelle. A quel punto la Arcuri, un po' perplessa, ha reagito così, con ironia, io mi lavo, giuro, tutti i giorni. Faccio la doccia. Il riferimento era la celebre scena di Viaggi di nozze in cui una giovanissima Manuela spiegava a Jessica e Ivano, Claudia Gerini e Carlo Verdone, l'ultima moda in fatto di peli sotto le ascelle, lo storico nascella sì, nascella no. È stata una delle scene più importanti, che sono rimaste nel tempo e nella storia del cinema comico, ha commentato l'attrice, nella scena io avevo un'ascella pelosa, con addirittura una treccina lunga e sottile. Una scena molto divertente, che mi ha dato tantissimo. Carlo mi ha regalato tanto facendomi fare questo ruolo piccolo, ma molto incisivo. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.